Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Allora, si parte. Facciamo una daily. Non lo so. Con Isaac si fa sempre la daily, perché di solito è divertente. Ecco, lo sapevo io. Va bene. Allora, il danno è poderoso perché il danno della spiera è mostruoso solitamente. Allora, qua niente. Qua si può fare. Bisogna recuperare cuori. Abbiamo capito questo. Cuori. Assolutamente sì. Ok, full vita. Si scende full vita. Allora, vediamo qua che c'è. È una sorta di coltello a contatto la spira, eh? Come danno. Anche quello scala chiaramente con... Ok. Grazie. Se no... Metal plate non è che mi interessa in granché. Zero soldi. Un soldi. Va bene. Aspetta. Ho visto a un certo punto. Esatto. Ma basta, chiavi, dammi soldi. Dovresti morire veloce. Ah no, bombe. Quello bombe? Da quando? Andiamo a vedere quella stanza solitaria. Potremmo anche entrare nello shop, perché adesso con lo shop, quando ci sono i due gridini, diventa interessante solitamente. Non è questo il caso. Certo, una moneta magari ci possiamo arrivare a prenderla. No, eh? Una cavolata. Forse ho detto una cavolata. Su di qua. Merda, non ci devo entrare io qua. E mi sono perso il patto. A meno che... No, vabbè, me lo so perso il patto. Cazzo fa. A meno che non faccio saltare te e prendo due pigeons with one fava. Esatto. Così abbiamo almeno quasi il 50% di patto, dai. È accettabile. Certo è meglio il 100%. Se 100 non può essere, 50 diciamo che sta che l'è sufficiente. Mostro. Tu. Perfetto. Qui
rimasto un buco. No, no, niente. Scherzavo, eh. Allora, catacombs. Catacombs. Merda. Ma questo molto bianco? No, non è lui. Pensavo fosse quello che... Ok. Andava fatto, punto. Stiamo qua fino all'anno del cazzo, visto che sparo e non faccio danno. A sto punto cercherei di andare subito dal boss, se riesco. E invece no. Giustamente. Guarda, ti prendo anche. Chiavi le ho. Saranno mica le chiavi il problema. Boh, sai, ricevere danno a questo punto non cambia niente. HP ne abbiamo. Ah, già che. Ma scusa, ma la spear non blocca anche i proiettili? Vabbè. Non ce l'ho fatta a vederlo. Bolosti. Oh, un aumento di danno. Santo cielo. Almeno la spear comincerà a fare un po' di danno, immagino. Il veleno scala col danno. As usual. E qui c'è la stanza, sì. Cioè, effettivamente. Prendendo danni da non concentrazione. Nodleaf. Allora, va preso, sicuramente. Il più è capire come ci arriviamo, se ci arriviamo. Ok. Ho quella stanza lì. Ad esempio, qui sono cazzi da cacare, come dicono quelli studiati. Ogni danno che prendo è una possibilità in meno di andare da Delemb. Sicuramente dobbiamo rischiarci un po' di HP perché sennò... Ora si torna indietro e si va nello shop. Sperando. Certo, se ci fosse un altro Balls of Steel o anche Magic Mushroom, per esempio. Ci porta il danno parecchio in alto in realtà. Qui mi posso permettere sia il cuore. Posso permettere sia il cuore. Il cuore blu forse conveniva prenderlo dopo. Devo dire la verità. Ma non fa niente. Ma che succede? L'ho assorbito, Goted. Goted. Non credo. Io qui punterei. Ok. Però vorrei rischiare, non vorrei rischiare di morire. Quindi, io cosa farei?
Tenterei di assorbire entrambe le chiavi. Adesso vado a prendere un po' d'HP, perché sono messo da merda. Tu che mi dai qualcosa? Tu? Un cuore? Un cuoricino rosso? Assolutamente no, perfetto. Neanche tu, quindi niente. Andiamo con quattro cuori. Questa non è boss ossella. No, è un full health, va benissimo. Cioè, buono a saperlo, almeno un po' di pillole le sappiamo. Con Nodleaf potremmo anche presumere. Tu danno non me lo farai. Faccio così. Ok. Perfetto. Adesso basta non fare gli stronzi. Usando sempre lo stesso eufemismo. Perché basta star fermi. Vabbè, ok. Gappi. Va bene. Ma qui in teoria, se uno esplode, si riporta più o meno dietro tutti. Dai, su. Io voglio vincere sta gara, quindi me ne frega niente che ci mettiamo tanto, ve lo dico. Questi esplodono, bel pizzo. Oh merda. Devo capire come districarmi da sta minchiata. Cuori rossi, perfetto. Dammene un altro. Ok, per il momento non abbiamo perso niente. Ma tu sei abbastanza lento, di verità. Vieni, vieni. Certo, prendere 2 danni contro di te è da coglioni abbastanza, eh. Ok, questo è un problema. Perché questi non verranno mai abbastanza vicino, credo. No, invece no. Siamo full. Onesto. Abbastanza onesto.
Si può fare, si può fare. Senza morirci. Dammi un cuore. Dammi un cuore. Stronzo. Ok, qui sto, devo stare fermo e basta. Vieni. Rotola, rotola. Saltatemi addosso tranquillamente. Sentitevi liberi di farlo. Ok, uno è andato. Vediamo se l'altro salta. E basta, spawna, salta, no? Mi ha schiacciato rotolando? Veramente. Dai, resta lì, resta lì, resta lì. Restaci. Bravo, resta lì. Benissimo, Arlecchino. Beh, in teoria questi ci si mette tanto, però non so, un problemone. Questi la maggior parte delle volte si uccidono da soli. Il mio cuoricino me lo sono ripreso. Dov'è l'altro? Non so chi sia. Morte. Ok, questo è un problema, perché tra un po' saremo coperti di falci. Se tu venissi più vicino. Almeno uno dei due. Venite, venite, venite. Dai che c'eravate, venite. Un po' le facce si sposteranno. Credo che questo lo accelererò. E basta. Dove cazzo stai? Ho preso tanti danni, Non vedo come... Così. Delembe, io non mi muovo, ti giuro su Dio. Fai tu. Tanto so che sei coraggioso. No, no, io non mi muovo proprio. Cioè...
Skippiamolo, fate quello che vi pare. Top 700, ragazzi. È solo grazie a Nodleaf e alla voglia parecchia di arrivare a fare delle lamb. Anche se con mezzo cuore abbiamo fatto. Va bene, ragazzi, questo è tutto. Spero che il video vi abbia divertito. Abbiamo fatto quello che andava fatto, mettiamola così. Ci
Ciao a tutti e ci si vede alla prossima. Ciao.